Andiamo ad accogliere all'angolo rosso per l'Un Moon Studio di Roma. Entra Fabio Scioli. Aspettiamo l'avvio dell'arbitro Fabio Tafaro per questo match. E siamo partiti. Ecco il saluto dei due atleti. Vediamo la prima fase di studio. Gli atleti tengono distanza. Inizia la fase di studio, vediamo come sono al centro della gabbia. Un tentativo di finta. Adesso ancora gli atleti si stanno studiando, non accorciano distanza. Sono sempre al centro della gabbia. Ecco qui, ecco il primo diretto. Fabio Scioli mette il primo diretto. Ecco qui che subito Fabio tenta di portare con un ottimo veramente double leg, porta l'avversario a terra. Ora Fabio è in completo dominio dell'avversario in posizione di side, ottima posizione vantaggiosa per la lotta a terra. Ricordiamo che quando si va al suolo si occupa, usa le tecniche del grappling o del Brazilian Jiu-Jitsu, e però essendo professionisti possono anche colpire con il ground and pound. Ora c'è l'avversario Alexander Balabam che sta cercando una ghigliottina, ovvero uno strangolamento, ma solitamente questo qui non entra quando l'avversario è in posizione trasversale rispetto a Fabio. In questo caso vediamo che Fabio cerca di dare un paio di colpi al volto per far perdere la presa all'avversario, ma ricordiamo ancora una volta che la tecnica di ghigliottina non ha effetto se l'avversario è in posizione trasversale, come lo è ad esempio ora Fabio Scioli, perché è in posizione di side. Il match per ora è a terra. Sta cercando Fabio di togliere la testa in quella posizione di ghigliottina, ma ricordiamo ancora una volta che non dovrebbe avere effetto questa tecnica di sottomissione da parte di Alexander Balaban. I due avversari sono ancora a terra, sempre in posizione di side, che ricordiamo è una posizione di dominio da parte di Fabio Scioli, anche se sembra una posizione magari o neutra o non vantaggiosa, invece è ottima perché da lì si può colpire. Ora Fabio ha liberato la testa, libera la testa Scioli e mantiene il controllo della side, della posizione laterale. Vediamo ancora una volta che il match si sta svolgendo a terra. Un tentativo di colpo da parte dell'avversario Alexander Balaban. Ovviamente ricordiamo agli amici da casa che i colpi portati dall'atleta che sta in posizione dominante sono ovviamente, come questa ottima gomitata, molto più effettivi dei colpi portati dall'avversario a terra che li dà dal basso verso l'alto. Ottima gomitata di Fabio Scioli, che tiene ancora la posizione, tiene la posizione molto vantaggiosa. Vediamo un tentativo di escape da parte di Alexander Balaban, ma che non ha effetto. Fabio sta per ora governando il match, tiene l'avversario fermo a terra. Tentativo di ginocchia al corpo da parte di Alexander Balaban. Ed ora la replica di Fabio Scioli. Subito scambio di ginocchio di Fabio Scioli. Ora ancora è Balaban che tenta la ginocchiata e Fabio replica con un gomito al volto. Ecco qui, vediamo che Fabio ha preso una posizione molto vantaggiosa, la monta. Da qui l'avversario è sia finalizzabile che colpibile al volto, in un'ottima posizione, molto vantaggiosa, sferra qualche pugno di ground and pound e gomiti al volto per Fabio, terzo, pugni, e c'è qui l'intervento arbitrale, stop, vince Fabio Scioli per KO tecnico, è stato fermato dall'arbitro Tafaro per KO tecnico, vince Fabio Scioli, ottima prestazione da parte dell'atleta dell'Un Moon. Vediamo adesso il gesto sportivo dei due atleti che si abbracciano. Complimenti ad entrambi per l'ottima prestazione. Match svoltosi a terra,
e vinto da Fabio Ciolli per KO tecnico. Stop arbitrare. Vince Fabio Ciolli per KO tecnico. Vediamo ancora la sportività degli atleti che si salutano dopo il match. Interessa ringraziare soltanto il dottor Colletti che mi ha operato al ginocchio dopo che la prima operazione era andata un po' così. Mia sorella che mi ha aiutato nella fisioterapia. Vieni. Mio padre, il catman che sta laggiù, Francesco, che mi ha fatto le flebbo oggi pomeriggio perché ho la febbre, occhio che t'attacco, ma il resto come andavo.